Bonjour! Ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Questa è la prima volta che mi vedete, probabilmente struccato, con i capelli di merda, anche se mi sono lavato, vabbè, lo stesso. Perché ho deciso il punto di fare questo video qua stamattina, credo che sia tra l'altro il primo vlog della mia vita che faccio e mi sento abbastanza sfigato nel farlo perché io di solito detesto i vlog, ma ho detto, dato che suonare con forse la quinta o una delle 10 band metal più importanti d'Italia, penso che capiti una volta sola nella vita, ho detto, ma facciamolo un cazzo di video in cui facciamo vedere come uno sfigato come me, che fa anche il cantante sfigato a sua volta, si prepara per fare questa tipologia di concerti qua, che appunto accadono una volta nella vita, perché di solito a noi, come a tantissime altre band emergenti, capita di suonare in delle bettole, nel fango, nella merda, e suonare alla tenda di Modena, che forse voi forse non lo sapete, è il palco più importante che è rimasto a Modena, perché diamo molti importanti noi, no? All'arte, alla musica, qua, soprattutto in Italia. A Modena, anni fa, vi dico soltanto che era venuto, vicino a Modena era venuto addirittura Michael Jackson, e adesso invece abbiamo i Dreamcrawler che suonano alla tenda di Modena. Comunque, ho pensato di fare questa cosa qua perché è un'occasione veramente figa da fare. Ho detto, facciamo questo video qua, che facciamo un po' vedere alla gente che vuole fare il cantante, ha una band così, come anche una band emergente come noi si prepara a una tipologia del genere, insomma. Quindi sì, sarà allora, probabilmente adesso vi farò vedere quanta roba io mi porto nei concerti. Mi porto una quantità di roba che non ha senso, non ha senso. Di solito i cantanti normali si portano il cambio d'abito, un po' di trucchi, roba del genere. Io ho un bastimento di roba e tant'è che dovrò prendere una valigia che uso per andare all'estero, magari per 2 settimane, per fare il concerto di un giorno. Cioè, vabbè, cosa non si fa per l'arte, cosa non si fa per apparire, lo sappiamo soltanto noi. Quindi, tra l'altro, vi faccio vedere che ho un bellissimo pigiamino di Paperon de Peperoni che cerca le monete, dato che ho 26 anni, non li voglio assolutamente dimostrare che ho 26 anni, e quindi iniziamo. Mamma mia, che faccia di merda che c'ho stamattina. Perdonate un po' il casino, perché c'è in questo cazzo di studio, che poi non è uno studio, cioè sì, è uno studio dove ci tengo la mia roba per editare, fare video e soprattutto videogiocare, ma iniziamo con ordine, perché c'è un bordello in sta stanza che è scandaloso, ma di solito sono una persona molto molto ordinata e detesto il disordine. Dunque, iniziamo con le cose principali. Bene, questo qua è il mio microfono. Mamma mia, non c'è una cazzo di luce. Porca troia, accendiamo un attimo. Oh, molto meglio. Io odio queste luci qua, ma. Allora, questo qua è lo Shure, che forse era meglio se la mettevo sul cavalletto, che ho esattamente lì per fare le riprese, ma sti cazzi. Questo è lo Shure SM, non mi ricordo il modello, ce l'ho qua. Eccolo qua, il Beta 58A, che è un supercardioide. Infatti io ho un piccolo problema di volume perché mi avvicino alla spia e fischia anche il Cristo e la Madonna. E vabbè, questo qua, il mio microfono, ve lo faccio anche vedere. Malissimo il microfono. C'era anche il prezzo, minchia. Vabbè, forse lo tolgo in montaggio, non me ne sbatto un cazzo. È un microfono che costa sui 400 euro. È un buonissimo microfono, cioè di medio-alto livello, così mi è stato detto. Io non mi intendo un cazzo di strumentistica e robe del genere, non me ne può fottere un cazzo. Ho chiesto a un cantante che fa anche il maestro in una band, tributo di Linkin Park, che si chiama Rob Marconi, che saluto. Gli ho detto, mi consigli un microfono buono da usare per il growl? E mi ha detto, comprati il Beta 58A, me lo sono andato a prendere. Perché a me non me ne può fottere un cazzo. Per quanto riguarda i microfoni e la strumentistica, non sono un chitarrista che stanno lì ore e ore a parlare dei loro cazzo di pick up. Questo è un altro microfono che ho portato con me di qui. Questo però non mi ricordo minimamente il modello. Adesso vi faccio vedere anche, che è esattamente uguale all'altro. Infatti, quando. Oddio! Questo qua è un altro, che non è questo, non è il DLX, forse era. Non mi ricordo, non credo che sia il BLX comunque. Comunque, questo qua è un altro microfono un pochino più scarso che ho comprato 4-5 anni fa e l'ho pagato tipo sui 200-250 euro. Che me lo porto con me nel caso in cui mi servano, non lo so, non vada bene il mio microfono, fischi troppo e utilizzerò questo. Un pochino più scadente, ma nel metal, ragazzi, parliamoci chiaro, non si accorge nessuno della differenza tra i due microfoni, soprattutto considerando il fatto che io canto in growl e scream. E vabbè. Poi
Abbiamo questo pedale, che è il mio pedalino degli effetti che utilizzo raramente, che è il Voice Live Play, che è questo qui, molto caruccio, molto azzurro, non lo uso praticamente mai, se non l'ho usato forse, se non ricordo male, al Centrale 66, sempre qua a Modena, perché non hanno gli effetti di riverbero in quel locale lì, quindi ho detto meglio portarselo perché altrimenti non c'è riverbero e fa un po' cagare la voce senza riverbero. Questo è il cavalletto che utilizzo per montare tra l'altro i video su questo canale. Poi abbiamo un Canon, tra l'altro fatto a mano, molto molto figo, mi ha fatto Andrea Benzi, un mio amico che saluto, anche lui, ed è il tipo da cui andiamo a fare sempre le prove. Batterie di ricambio che bisogna sempre portarsene nei live, mi raccomando, il coniglietto della Duracell. Tra l'altro packaging è tremendo perché tu compri questo pacchetto qua e dici, ah mica ce ne sono 6, no, lo apri, ce ne sono dentro 4. E ti senti anche un po' violato nel culo. Bene, vediamo questo, il microfono ve li ho fatti vedere. Qua abbiamo il listino dei prezzi con tutta quanta la roba per stasera, la scaletta che potete vedere qua, con qualche appunto. Mi devo ricordare anche di dire, perché è una memoria di una brocca d'acqua vuota, quindi meglio scriversi le cose. Questo qua è il coso per le ricevute, perché sono una persona molto molto corretta e faccio le ricevute addirittura per vendere i dischi. Buste da dare alla gente che vuole comprare i dischi. I CD di Oniria, che abbiamo tutti stoccati qua dentro. Tac, tac. Cavolo ribaltabile. Tac. Poi abbiamo i CD invece di memoria, che sono stoccati qua dentro. Tac. Sedia rotante. Tac. Quindi sono memoria, ok. Senza dimenticarci ovviamente dell'asta del microfono, che io utilizzo per 20 secondi di una canzone, poi dopo non lo utilizzo più perché detesto usare l'asta, perché mi muovo troppo sul palco e sti cazzi. Poi abbiamo qua il tendone da appendere, che non lo sto neanche a riaprire perché ci sono volute 3 persone per piegarlo, dato che è ampio 5 metri per 3. Poi, ma adesso arriviamo alla parte divertente, il vestiario, perché io sembra che debba fare 25 cambi d'abito, invece ne ho soltanto uno. Questo, ve lo faccio vedere, è un bellissimo abito. Si vedrà? Non si vedrà? Che bello che è. Questo qua ovviamente l'ho preso, cioè me lo sono fatto arrivare dal Giappone, come la maglietta sotto, che ho utilizzato anche per il video di Vagrant Yol. Abbiamo la maglietta, che non è questa la maglietta, fra l'altro, che dovrò utilizzare, ma vabbè, è qua sotto. Vabbè, faremo finta che sia questa quella che dovrò utilizzare, che è questa dal Giappone. Questo è il cambio d'abito numero 2. E poi la mia parte preferita, che sono le gonne, che anche se sono etero, mi piacciono molto le gonne. Ve la faccio vedere. Questa è la gonna principale, che ho utilizzato sempre per il video di Vagrant. E questa è la secondaria, che utilizzerò per il secondo cambio d'abito, che è una gonna di pizza aperta sul davanti, che io amo le gonne di pizza. Nonostante sia etero, molta gente dice, no, ma secondo me tu sei gay. No, io non sono gay, sono etero, mi piace la figa. Detto ciò, poi abbiamo, questa è un'altra riprova che potrei avere delle tendenze omosessuali, ma non è così. Sono i miei stivali da concerto, che sono ovviamente da donna questi qua, ma io amo gli stivali con i tacchi come questi, bellissimi anche questi. Poi, dato che sono una persona molto previdente, mi sono portato anche un altro cambio. Dio buono di Dio, venite su. Cambio di scarpe nel caso in cui si spacchino i tacchi. Poi questa qua è un'altra borsa mia, non c'è titolo corrente. Sono innanzitutto la cosa fondamentale, le orecchie da gatto da Neko Girl, intanto un verde prima dei concerti non fa mai male. Poi l'H, indovinate cosa sto per tirare fuori adesso, eccola qua, un'altra l'H, la piastra, il choker, tac. Posto per commensali che non ci sono, tac. Qua dentro la busta di plastica c'è un'altra busta di plastica con dentro le riserve della roba, nel senso che io, dato che sono, come ho detto prima, una persona molto previdente, c'ho dentro un'altra cintura, tutti i choker, ok? Tutti i choker sono lì dentro nel caso in cui si rompe il mio, tutti gli orecchini di ricambio, li vorrei tirare fuori, ma mi tira veramente dopo il culo rimettere tutto dentro, quindi per farvi capire come ci si prepara in maniera davvero autistica a un live. Mamma mia, guardate che casino! Guanti Visual Key, anche questi, comprati dal Giappone. I guanti di pizzo. Bellissimi anche questi guantini qua. Questi invece li ho presi su Amazon, mi sembra di farlo. L'ho sentito bussare. Vieni qui. Mamma mia, quanta roba che c'è, ma dai. Dove vai? Minchia. Minchia che ti facciamo vedere quanto sei grasso.
Sei carino, eh? Sei carino. Ma non ti si piace. Cosa c'è qua? Sì, scusate, io con i gatti purtroppo divento deficiente. Mamma mia, che bellissima questa giacca tutta bianca. Adesso ci vado sopra con le zampine e te la sporco. Dio, che buona. Dio, che buona questa gonna. Mais, cosa stai facendo? Si chiama mais, mio gatto, vuol dire non è mais scritto come... È il mais, ma come mais topi, plurale di mouse. L'ha dato mio padre questo nome. Si vede che è parecchio disturbato. Cosa c'è lì? Cosa... C'è una gonna, eh? Non è che... eccola qui, eccola! Ah, sì, ah! Anche te la metto più indietro? Oh, sì! Ecco qua! Proprio quello che volevi! Ah, ci vai sopra, figurati se mi dai soddisfazione in un video. Quanti odorini! Beh, senti, io ti lascio qua da Don Usare, che ne dici? Che magari inizio anche un po' a vestirmi. Ah? Dio sì, che agilità, mamma mia! Ciao, mais! Caccia! Vai, caccia. Carino. Sembra che vivo in una prigione, ma è semplicemente il pianotaro di casa mia. Sì, c'è un po' di sole, speriamo. No, perché con la pelliccia io poi muoio. Elmo di Malenia. Sì, sono... Mi piace giusto un po' Elden Ring, mi piacciono un po' i Souls. Mi piace Undertale da morire. Ok, bene. Adesso mi sa che con un po' di tempo inizieremo... Cioè, inizierò a truccarmi e vi farò vedere anche come ci si trucca. Curgetto. Allora, facciamo vedere la mia trousse. Ah, la mia trousse. Cazzo vuoi? Allora, questo è quello da viaggio che si vede un cazzo di niente perché c'è il trasparente. Non dire le parole. Ok, vaffanculo. Vabbè, ci stavo cercando di far vedere la mia trousse. Siamo in giapponese, c'è Fulvio che fa ma che cazzo è sta merda. Queste sono le cose per l'ombretto. Tac. Vino cartonato. Tac. Ti vedo nello specchio. Mamma mia, ciao! che pena. Iniziamo. Allora, come ci si trucca da veri uomini per diventare degli uomini duri? Iniziamo con L'Oreal Men Expert. Puoi parlare? Ciao YouTube. Mamma mia. Tutto storto. Mamma mia, che mezzo di video. Lo so che faremo tardi e non avremo... Giuro, dai, in faccia. Oddio. Oddio. Sono bagnato. Va bene, vado. Ma stai qua. Non lo so, finito il mio. Hai finito le tue gag? È finito. Va bene, vado a mettere qualche like alla pagina di faccio come fuori. Faccio come. Sai tipo le sì. Che fanno così. Perché devono tenere la mano aperta? Ma fai. Scusami, fai così. Questo perché non mette a fuoco? Ah, è geniale! Fanno così perché non mette a fuoco. Mamma mia, sono troppo. Scusate, videomaker. E là! Su. Ricky, guarda. Oh! Che schifo, gli uomini nudi! Gli uomini nudi? Cosa dici? Ma è Damiano. Mi riconosci? È nudo. Tipo c'era Giorgio Soleri che aveva il mignolo davanti. Così. Come Mattia Biondo che aveva mal censurato fino a terra. Bene, bene. Allora io cercherò di alzare il livello di questo vlog leggendo qualche passo dei Miserabili. Che mi sembra adatto a questa giornata. Giù! Bella spugnetta, cosa fa questa? Le serve per... per mettertela nel culo. Eccolo. Eccolo qua. Lì sono molto figo, qua sono tremendo. Serve per... No, è per i pennelli, li mortacci. Sì, i pennelli. Pisnelli. Oh, ma c'è un capello qua che non capisco. Ci penso io, Chungus. Non sbagliare. Adesso sanno la mia vera identità. Voi non sapete che in realtà il cantante di Dream Cloner. Cloner è Chungus. Si trasforma. Infatti nessuno ha mai visto Chungus e il cantante di Dream Cloner. Contemporaneamente. Da mani basse penso di non essermi mai dato così male il fondotinta in tutta la mia vita. Ah, se te ne sei dato un metro e mezzo, fai leg, cioè sembri una geisha. Però senza lo sciacquo.
Che coglione! La. Hola. Po', ombretto? Quindi, che ombretto ci facciamo? Io mi farei nero, pertanto per caso. Solo fosse nere quel pistone. Nere con il coso argento. Minchia. Da Deborah, la marca fasulla di Sephora. No, Deborah! Mamma mia. Che bassezza, gente. Che amarezza per citare i Cesaroni. Useremo questo pennello qua che è un C109. Te lo dico subito che pennello è. Si mette a fuoco, mette a fuoco. Ma perché devi farlo così dettagliato sto blog? Nessuno frega. Nessuno frega un cazzo. A me fregherebbe. Potremmo leerlo. Leiamolo. Non darne tanto perché altrimenti si... No, ne do poco. Cioè, non mi faccio tipo il cerchio, me lo do. Adesso ti faccio vedere. Ci diamo un po' di base. Sì. Poi useremo questo qua che è il C110, la guarda, guardate la perfetta. Ah, Dio! Mi dicono, Dio mio, in che città sono finita? Andiamo via, ragazzi, andiamo via. Senza Dio, con un sondaggio. Fammi una domanda. No! Oh. Sì, sì. No! Che merda! Useremo questo qui. Questo Dio santo, un parto. Mamma mia, che buonissima. Madonna di Dio. Forse sarà la parte più interessante del video, questo piccolo frame in cui sei a Orlando. Visto un video in cui Trump, sì, in cui Trump per 4 minuti anche politica in sto video abbiamo, urla contro Biden e dice sì, colpa tua, se sta dando colpe di cose che non c'entrano assolutamente niente. Vabbè, anche qui non c'è dubbio che Biden riesca a fare tutte queste cose. Qua a sinistra c'è, sono andato. Ah, una scaletta. Ah, ma da me non le vedo le scale. No, ma le scale sono molto stronze da Orlando, perché cioè, Miyazaki si aspetta, no, ma cazzo, c'è una scaletta? Sì, certo, come se in Dark Souls le scalette non portassero a posti tremendi. È arrivata nella parte clou. Ah! Eia. Ti lancia delle spade. Sì. Degli ombrelli. E loro di Birial! Allora, mettiti qua che ti vedo nel riflesso, brava puttana. Ok, matitina. Matita. Questa è la parte che odio di più di tutto. Bravo Magi. Mamma mia, che noia questo vlog. È noioso viverlo. Ok, adesso la parte complessa. Ti hanno menzionato 9 storie di più. Allora, un trucco che voglio farmi questa sera. Questo qua. Yes. Che ho preso danno? Che è Rico, dei Giluca, che è uno dei miei cantanti gruppi preferiti. Fammi tutte le venature qua. Pa 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 ra pa 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 ra pa 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 ra 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 pa ra. Che ne facciamo allora? E io non so se l'ho già fatta questa domanda, ma io devo mettere la maglia di Dreamcrawler. Mi serve a quali cisti? Però c'è un gusto da fatto proprio. Un pigiama. Veramente professionale. Uso il sapone come schiuma da bagno. E le forbici come rasoio. Ma vedere un macete. Tanto peggio di così questo video. Manca solo l'uomo.
Make up finito, poi si verrà rimesso un pochino a posto prima del concerto, perché comunque farà sudore, roba del genere. Una passatina ce la metterò. Per il momento direi che possiamo partire alla insieme di questa avventura incredibile. Sentiamo qua e andiamo. Ci siamo. Allora, niente. Proseguiamo. Ciao Tommy. Ciao ragazzi. Vado a farmi danno il culo. What a day to be alive. Panchetto. No, fieto. Ti imbrustiti tutti sotto questo qua. Ci siamo. Questa è Modena. Una delle parti più brutte di Modena. Sì. Sì, perfetto. Sì, sì, perfetto. Un vlog silenzioso. È così. Questa è gente già pronta. Ragazzi, questi sono tutti già fuori per il backstage. Dai mo. E si va, eccola qua la nostra tenda. Oddio no. C'è Bagri. C'è Dani, ma che bello. Ma chi c'è? Fatti vedere, Dani! Ciao. Saluta tutti i tuoi fan. Saluto tutti i miei fan. Dove sono? C'è campo! Ti era mancato? Guarda, un po'. Ci siamo! Qua. Okay. Ci siamo! Oh! Ah sì! Sculacciami! Oh! Tutti! Arriva anche della gente a random a sculacciarmi! Allora Dani! Dai! Perché dai. La mia non è gnocca, comunque. Dici, che dici. Ti devo dire? Che ti sei devo emozionato? Dire? Tanto andrà da culo. No, dai, non dire così! Mi hanno detto che tu da memory la fai da Dio! Sì, Dani! Affondiamo. Si vive insieme e si muore soli. Si vuole dare una mano? Magari sì. No, tieni. No, non vuoi più una mano. Sei rimasto qua. Sei rimasto pronto per la gag che non ha capito. E ora entriamo nella tenda. Che emozione. Qua dentro, questo è il backstage. Backstage. Salve ragazzi, buongiorno, salve. Buongiorno a tutti. Piacere, sono Tommaso, cantante di Dream Floor, molto piacere di conoscervi. Tommaso, piacere. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie quanti per essere qua. Adesso finiamo di scaricare, poi facciamo le dovute presentazioni. Bellissimo. Ma ha senso. Questo, Tommy, allora dov'era il camerino? Questa giusto? È la stanza delle necessità. Qua! Non quello. Non ecco, quello dei destini. Non quello in cui hai buttato scusateci, tutte le tue cose. Questa è la stanza delle necessità. Esatto, si è creata adesso che ne avevamo bisogno. C'è un carrello, è davvero la stanza delle però necessità. Però c'è un sacco di acqua. L'acqua c'è un perché la necessità, un po' di tutto, sai. Uno ha sempre bisogno di bere. Sì, l'acqua. La pizza, abbiamo già la pizza. Pizza già pronta, bella fredda. La stampante, sempre la stampante. E beh, che bella te. Figo, che bello il bar. Vai, buttati. Buttati anche tu. Non so cosa stiamo facendo in realtà. Ma ci sta il tuo tendone. Saviva me! Rifallo? Ma campo! Ciabatte? Maglietta dei Dream Crawler. Scusa, cioè. Sì, tu sei un venduto, tu sei venduto dell'altra band. Anche tu, lui è un vero fan. Fan numero uno, Mr. Peanut Butter. Non è Mohammed. Non è Mohammed. Ti faccio male se non mi dai un euro. Ti faccio male se non mi dai un euro. Posso strozzarlo in diretta? Certo. Oh, nel mio buco di culo, dove sto? Vuoi bruciarle per quanto mi riguarda?
Infatti mi sa, bro, che dopo io dovrò scendere e mi dovrai dare la pellice. Ah, stracchezzo. Oppure chiedo ai ragazzi se posso un attimo imbrizzicarmi dentro per fare un cambio d'abito veloce. Sì, forse meglio. Domanda, io ho tante domande. Come Aster, dobbiamo prenderle? Dobbiamo prenderle e... Primo piano sul naso, primo piano sul naso. Ti era mancato. Ancora, un altro. È il video più homo che io abbia mai fatto. Oh sì. Siete davvero... E vedrai dopo con i miei leggings. Ecco, è ora. Siete un po' megalomani. È che devono compensare. Cazzo, che hai detto? Non si è visto un cazzo! Sì, per la gag facciamo. Siete bellini. Cioccolata? Cioccolata. No, grazie. Guardate quanto siamo ribelli. Cioccolata proprio... e tisanina. Messo così, poi si vede proprio un frollino. Certo. No, ma sai che c'aveva ragione quell'altro che ti chiamava frollino? Cazzo, non mi ricordo chi era. Chi è che mi chiamava? Ci sono in tanti che mi danno frollino. Ah, me lo ricordo io. Che banana. Ero io. Grande bro. Boh, secondo me non. Bro. Bella. Bro. You son of a bitch. Sì, facciamo, proviamo a fare così. No, non è merchandise, sai cosa manca? Una bella serie di fornelli. Scusate, però ci stava troppo. E questa la lascio in caverna. Bello stropicciato ste magliette, viene una voglia di comprarle, vacca boia, mi voglia di comprarle per poi così uno se le può stirare a casa e dice grazie Dream Color, vi odio. Da notare i dettagli che ha aggiunto Tommy. Si apri, guarda, otteniamo davvero poco, secondo me va bene, cioè, la spostate un pochino indietro ragazzi, non ma è proprio qualche centimetro, ma sì, qualche centimetro, cioè così più una scala, scusa, è a lunghezza della sua cassa, cosa vuoi? Esatto, tirati il basso giù i pantaloni, però dai, porta la cassa in qua, aspetta, mai giù è una cosa, non fa strano, aspetta che mi metto comodo, ma c'è questi qua tipo. Siamo nelle mani di Dio. È così che si suona la batteria Dani. No, lasciamo un margine. Beh, il soundjack di Dani l'hai fatto, va bene. Le mie retine. I miei occhi non saranno più gli stessi. No, no, stop, stop. Madre mia, Ada. Ma tu sei veramente una gagna, proprio fatta e finita. Ma chi ce l'ha mandata questa? Non si può sostituire. Sì. C'è un livello di omosessualità. proprio basso, cioè. Qua luce, qua bandiera rossa. Beh, ieri la qualifica del trove libero. Navighetto. Navighetto. Che bella che sei.
Bro, io secondo me, io ho paura per la gonna. Bro, siamo alla... Sì? Udiero? Arrivo. Sancho Panto. Oh, sì! No, di là. Ti hai tolto il pirulo? Dov'è il pirulo qua? Il pirulo l'ho messi... Nel tuo buco di culo? Il pirulo non c'è! No! Il tuo tappeto è bellissimo. Grazie. 119 euro. Pago tutto io. Vai, offerto paga, da Claudio Testa. Tanto il bonifico è fatto da Claudio Testa. Sì, io esatto, sembra che ti faccia cosa il mio padre. Paga pantalone! Magari. Di lì alle 10 e mezza, così sappiamo già. Sa Madonna che passo grande che hai. Oh, il chitarrista scende tra il pubblico. Pubblico in delirio. Forza Trappist. Damiano ti fa una baffa! La donna! Bisogna di un cannon! Un cannon! Un cavallo per il mio cannon! Dove lo trovi un cannon? È culo! Eccola qui la nostra vlogger! Nell'occhio! Anima del... Anima e del corpo drink del... Crawler. Maglietta! Tette! No. Ma che bel collare! No! Ma cosa ti farebbe con quello collare? Ti farebbe? Stupendo! Bello, molto bello! Ci si passava vedere. Ma io vorrei farlo col trucco, magari. Vabbè, dai, dai, dopo, dai, prendiamo tutto. Magari al video con la uno ti passo sotto i denti. Intanto che Rosa sta facendo un soundcheck, io mi mangio la pizza. La vorrei alle verdure. Non si sentirà un cazzo! Io amo le costole. Seguiamo Dani che si va a strafugare di pizza. Allora io assaggerei proprio una di queste e una di... una di... Perfetto. Video italiano? Chi se ne frega da vegetariano? Affanculo vegetariano. Io sono vegetariano, mi preferito. Sì, mi piace anche a me un sacco di roba vegetariana. Ma vero che spacca. Mi ha mandato tutti un po' fuori. No! Ma in Garden mi sembrava molto più lenta, ma... Anche io sono andato un po' fuori. Cioè molto... Sound. Sì, ma... molto casino sul palco. Eccolo il nostro eroe. C'è proprio in mezzo, proprio un idiota. Aspettare alla fine del soundcheck, poi dopo puoi vedere. Così non ci vale un cazzo. Ci si va a cambiare. Deve essere ubriaco.
Vedere Vasco, no, andiamo a giugno, infatti. Questi sono i veri fan dei Dream Crawler. Fatti vedere tre persone contentissime. È stato abbastanza imbarazzante. Grazie, è stata carissima. Dai, è stato bello. Volete andare? Sì, io domani alle 6 ho la sveglia. Brava. Quindi anche lui è fan dei Dream Crawler. Faccio l'ultima ripresa. Sì, ho fatto. Fai la foto. Aspetta, forse faccio anche le foto. Beh, togliti che sei un po' uno schifo, grazie. Questo è il minimo. Mi devo andare a fare la doccia. Non so se sto facendo delle foto. Se vado a fare l'infinito. Ma vabbè. Tiro sul... Tira sui pettorali e vapora. No, fa freddo! No. Guarda che vapori, eh! Che schifo! Non sono gay! Sei ossessionato, bro! Adesso sto bene, adesso... No! E adesso puzza di birra! Ma che ti dici? C'è anche una parte che non mi sono collegato. Questo così. Comunque Tommy, ho incrociato un mio amico, ha detto che siete bravi in culo. Ti fai complimenti. Dai, che carino, grazie. Abbiamo fatto schifo comunque. No bro, tanto non si capisce. Dove è il pollo? Non si capisce. Pollo! Allora siete contenti? Mi piaceva il testo. Quando si è attaccato sì. Comunque è stato bellissimo, la tua gaffa più grande è stata alla fine, anziché dire i destri, hai detto i Rosenf. No, veramente. Sì! Infatti ho detto. Comunque i destri ci fanno cagare, Dream Crawler. A terra c'era gente che pensava tipo l'ultimo minuto. Era lì. Devo dare 5 euro. È il ponte, c'ho il ponte. Ciao Matti! Ciao. Faccio il video anche a te. Allora, dici le tue impressioni sul concerto. Troppi fan. Sorprese, espressione sorpresa. Allora, come ha detto lui, non sono un esperto di musica, okay. Non so se sono andati bene, se sono... Aspetta, com'è che l'ho detto? Non so se hanno suonato bene, però erano bellissimi. Ecco, erano belli. È già tanto, è già tanto. E poi, soprattutto Dani, è molto molto bello, molta enfasi nel momento in cui dell'ultima canzone dove sono morti tutti. Sì, perché bello. Dani ha fatto così. Ma io non l'ho neanche visto, perché io l'ho visto. Ma avete fatto che morivate? No, io.
ho fatto, ah, ho fatto, ho sbattuto anche sul... Io pensavo aveste rifatto la fine del video. No, 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 magari. Figo, figo, magari. Infatti. Con le chitarre, con la cappoccia. Sì. Hai un'altra impression da dire? Sì, aspetta. Ah, e tu che impression hai? Io ero a vendere un sacco di CD e magliette, quindi non mi sono goduta molto il concerto, però secondo me è stato incredibile, soprattutto questo frontman è molto dubbio. Questa è la mia modesta opinione. E adesso vorrei che interrompessimo questo video, perché io sono quella che rifà i video, non sono mai quella tirata di qua. Quindi adesso puoi fare uno zoom su tutti i fan che stanno prendendo. Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. No, cosa ne pensi del concerto? Come è andato? Ne penso che il batterista mi ha fatto sborrare 4 volte. Quante? Molto bene, molto bene. Cosa ne pensi del concerto? Molto colorato. Ok. Cosa ne pensi del concerto? È stato... La canzone che ho sentito era bella. È la telecamera della sera da Buffy. No. La canzone che sono riuscito a sentire non era male. Il chitarrista ha una bella Ibanez, cos'è? Una S a 7 corde, quella lì con la verniciatura. Gradient, bellissima, bomba, bomba, bomba. Ottimo, si vede che gusto. Non sto preparando. Peraltro mi chiamo Lappi. Lappi ne sa a pacchi. Dai, facciamo. Guarda, no, non mi concentro. Sì? C'è la ripresa. Sei troppo alto. Così? No, no, no. What are your terms? What the case? Cazzo, state back now. So you will have to. Dai raga, facciamo la conclusione del video. Abbiamo finito. Stiamo aspettando i destri, cioè non si sa per quale motivo ancora. Guarda che traditore, in mezzo ai destri c'è la maglia dei rock. E con questa scena, con questo bel palco, Enrico, mettiti lì. Noi vi salutiamo, vi auguriamo la buonanotte. Volete qualcosa da dire prima che chiude il video? Faccio, no, cazzo, culano un po' figli. Fa male se lo figli. Touchman! Ehi, 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 vuoi dritti, eh? Sempre molto politically correct, comunque. Mi stanno facendo il video mentre faccio la foto, incredibile. Sto stronzo, guarda in camera, guarda che... Sto cadendo. Saluto ragazzi, buonanotte. Notte. Ci vediamo alla prossima.